Lo scorso anno, nel contesto dell'anniversario, del centenario della nascita di Italo Calvino, si è molto parlato di questo nostro grande scrittore, così multiforme nelle sue, manifestazioni artistiche, anche quelle musicali. Siamo dietro al Teatro del Maggio e Calvino amava la musica, anche quella operistica. Io mi vorrei soffermare invece sul pensiero di Calvino, sulle riflessioni che non sono state poi molto centrali nelle tante occasioni legate alla ricorrenza del centenario. Mi vorrei fermare sul pensiero e vorrei toccare quattro punti, quattro temi che mi sembra sono molto cari, furono molto cari a Calvino e sono anche molto attuali. Il primo, legato alle lezioni americane, è il tema che potremmo dire del rapporto tra leggerezza ed esattezza. Sapete che sono due titoli di due delle lezioni americane, la leggerezza e l'esattezza, che stanno in un rapporto molto stretto e poco noto agli scrittori e agli studiosi. L'altro tema al quale Calvino era molto legato è quello dell'ambiente, del rapporto con la natura, del rapporto con gli alberi, in particolare sul tema degli alberi, dei giardini. Calvino ha scritto delle pagine molto interessanti e molto attuali. Quindi questo tema ambientale mi sembra che sia molto presente anche oggi. Il terzo tema che vorrei toccare è quello che possiamo dire cosmologico e anche cosmogonico. Il tema dell'universo, della sua storia, delle sue origini, che in Calvino ha trovato poi una espressione nelle cosmicomiche. L'ultimo punto che vorrei ricordarvi è quello legato alle città invisibili, tema a Calvino particolarmente caro ed espresso in un libro indimenticabile da lui particolarmente amato. Aggiungo che all'incontro alla Biblioteca dell'Obrate sarà presente anche l'attrice Federica Miniati, che leggerà alcuni brani dell'autore.